paese arrivavano spesso ambulanti a vendere ogni genere di cosa per la casa, come ad esempio pentolame e mercerie varie. In quel periodo, infatti, le case erano vuote e c'era bisogno un po' di tutto. Oltre a quelli che vendevano, c'erano poi quelle che venivano a comprare. Che cosa ci si potrebbe chiedere dal momento che non c'era altro che povertà? Pelli di coniglio e ferro. Di ferro ce n'era tanto perché non lontano da noi c'era un deposito della Marina Militare che durante il passaggio del fronte era stato bombardato dai tedeschi, spargendo i residui bellici per chilometri di distanza e provocando diversi feriti. I ragazzi andavano a cercare nelle campagne e nei boschi i proiettili e tutti gli altri residui per poi venderli per pochi soldini, pur rischiando in ogni momento di restare feriti o peggio, a causa dei residui bellici non ancora esplosi. Più o meno una volta al mese, poi, in giorni diversi, arrivavano due personaggi a dir poco strani, ma molto simpatici. Anche i loro nomi erano particolarmente stravaganti, Liso e Maracina. Liso, alto e serio, passava in tutte le famiglie a chiedere l'elemosina, con molta dignità, molto educato, senza mai pretendere, e tutti per lui avevano rispetto per come svolgeva il proprio lavoro. Si vantava di sapere leggere e anche un po' scrivere. Era molto bravo nel raccontare le sue fantastiche avventure che avrebbe voluto scrivere. Maracina, piccolo e grassottello, viso rotondo, sempre allegro e sorridente, per noi ragazzi era il nostro amico grande. Come arrivava, era subito insieme a noi. Veniva a cercarci e ci faceva compagnia nei nostri giochi. Non si sapeva quanti anni avesse, ma per noi era l'eterno ragazzo. Gioioso e simpatico a tutti, con il suo sacco di juta, andava poi di casa in casa a chiedere un po' di carità, senza fretta, perché sapeva già dove avrebbe trovato un piatto di minestra calda, meglio se due, e un giaciglio caldo per la notte. La mia nonna materna, nonna Delfina, li accoglieva volentieri nella sua grande cucina con il camino e la stufa accesi. In una grossa cassapanca di legno con lo schienale teneva riposta una pesante coperta e un cuscino di lana della sua pecora, proprio per questi ospiti. Io, mio fratello e i miei cugini nel dopocena andavamo a veglia dai nonni. Era davvero molto divertente sentire le storie di questi vagabondi. La loro vita era così diversa dalla nostra. Spesso le storie che ci raccontavano erano ambientate di notte, vicino ai cimiteri, tra piccoli fuochi, streghe e magie. Storie che ci mettevano una gran paura, ma al tempo stesso eravamo sempre curiosi di sentirle. Poi andavamo tutti a dormire, noi nei nostri letti e loro, molto contenti di passare una notte al caldo, sulla cassapanca, circondati da persone che gli volevano bene. Inoltre si compiacevano pensando alla bella colazione che gli avrebbe fatto trovare la mattina dopo mio nonno Orlando. Questo era suo compito. Aveva vissuto diversi anni in America e, tornato in Italia, aveva continuato a preparare la colazione all'americana. Due uova, guanciale, focaccia e un bicchiere di vino. Poi, Liso e Maracina, contenti, come dire riposati e nutriti, ci salutavano per andare negli altri paesi, ben sapendo che presto sarebbero tornati a trovarci. Io ero una ragazzina, ma ancora oggi li ricordo molto bene. Era il periodo del dopoguerra, la povertà dilagava in tutti i paesi, ma con quanta generosità e umiltà i miei nonni li ospitavano e li rispettavano. Sono persone più sfortunate di noi per tanti motivi. Aiutarli, per quanto si può, è un nostro dovere, ci diceva il nonno. Questi sono insegnamenti che ti restano dentro e non si dimenticano più. Chi al giorno d'oggi ospiterebbe sfortunati sconosciuti e poi in casa, sul proprio divano? Oggi non ci fidiamo più di nessuno. Mi ci metto anch'io. Quelli erano altri tempi, mi dico. Ma come siamo diventati? Quante persone si conoscono nella vita e mai tutte le ricorderemo, ma quel mondo, la mia memoria, lo ricorda bene. Buon viaggio, Liso e Maracina.
Forse, malgrado tutto, la vostra vita è stata più divertente della nostra. Anche se in apparenza oggi non ci manca nulla, quei momenti mi mancano molto. Grazie compagni di un breve tratto di strada.